Se sei un comico invece satirico, un po' impegnato, ti si apre un altro mercato, quello dell'associazionismo, quelli che fanno le manifestazioni sempre pro o contro qualcosa. Io in questi anni ho partecipato a un sacco di manifestazioni per la legalità, manifestazioni per la legalità in cui poi alla fine mi pagavano in nero. Ho fatto anche diverse feste per partiti politici, no? Quelle manifestazioni organizzate dai partiti politici, vuoi per gli argomenti che tratto, vuoi per quest'area da fricchettone. Mi è capitato spesso di esibirmi per il PD, ma anche per partiti di sinistra. Mentre quest'estate ho ricevuto una telefonata, dice: guarda, vorremmo il tuo spettacolo a chiusura della campagna elettorale del nostro candidato a sindaco. Ho detto: ah, bello, ma di che partito stiamo parlando? Dice: no, guarda, nessun partito tradizionale, siamo tre liste civiche, tutti giovani, voglia di futuro, di cambiamento, di rinnovamento. Ho detto: minchia, figo, giovani, cambiamento, rinnovamento, cazzo, il mio pubblico, c'è qualcos'altro che devo sapere? Oh, ci sarebbe qualcos'altro, ma niente di rilevante. No, no, facciamo che mi dite tutto, è un problema di soldi. Dice: no, soldi quanti ne vuoi? Dice: vabbè, ma qual è il problema? No, tranquillo. No, no, ma ditemelo. No, è che insieme alle tre liste civiche, insomma, questo sindaco è appoggiato anche da No, scusa, non ho capito. È un nuovo partito che è nato adesso, perché va bene le sigle. No, no, nel senso, queste tre liste civiche, oltre alle tre liste civiche c'è anche No, no, scusa, non ho capito che... No, nel senso, insieme alle tre liste civiche ci appoggia anche Casa Pound. Casa Pound? Cioè, proprio... Sì, guarda, hanno visto il tuo servizio sui gay e si sono innamorati di te. Ho detto... No, cazzo! No! Cioè, Casa Pound, proprio Casa Pound, cioè proprio Casa Pound, scritto Casa Pound e non Casa Pound, che magari so, cioè Casa Pound proprio i fascisti del terzo millennio, cioè quei giovani nostalgici di tempi che non hanno mai vissuto, cioè quelli che si pettinano come King Jong-un, per capirci, no, sono quelli, cioè i giovani cresciuti a pane sporco negro de merda, sono quelli? Sì, no, ma guarda, qui da noi i fascisti non sono così fascisti come tutti gli altri fascisti. In che senso, scusa? No, qua prima di picchiare un nero mettono la proposta ai voti democraticamente, sa? Ah, cazzo. Senti, credo che non potrò venire a fare il mio spettacolo. No, ma dai, vieni. Guarda, noi vogliamo cambiare questi giovani. Scusa, non potevate lasciarli nelle fogne dove stavano? Cioè, no, ma noi vogliamo... Senti, guarda, non si può fare, veramente. Innanzitutto perché devi sapere che un comico ha bisogno degli applausi e quando un fascista applaude non lo fa come gesto di consenso nei confronti dell'artista che sta sul palco, ma semplicemente per ricordarsi il rumore dell'ultimo pestaggio. E oltretutto io negli spettacoli uso dei paradossi comici, cioè paradossi proprio comici, nel senso, per esempio, in un monologo dico che conoscendo gli uomini rumeni, per conquistare una rumena devi fracassarle il setto nasale. Oppure per conoscere veramente l'etnia rom dovresti scoparti una zingara, oppure per eliminare definitivamente l'AIDS basterebbe uccidere tutti i sieropositivi. Ma sono paradossi comici. Io non vorrei che quei cari ragazzi di Casa Pound, coglioni come sono, li scambiassero per un programma elettorale, capito? E sinceramente non ce la posso fare. Anche perché diventare il comico leader garante di un movimento politico non è propriamente il mio obiettivo. Ma dai, per favore, no, guarda, saranno pure bravi ragazzi, ma restano comunque fascisti. E ora, e sempre, e comunque, nei secoli dei secoli, fascisti merda. E questo non è un paradosso comico.